Sì. Il governo vara oggi il piano antidroghi. Dopo giorni di tensioni all'interno della maggioranza, il premier Giuseppe Conte e sette ministri. Buongiorno Caserta, per siglare questo pomeriggio il piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di rifiuti nella cosiddetta terra dei fuochi. La firma del protocollo alla prefettura di Caserta. Rafforzare la presenza dell'esercito per i presidi e dei carabinieri per i controlli. Ricorrere ai medici di base per individuare le aree e i motivi per cui ci si ammala di più, affidare il coordinamento delle azioni sul terreno ai prefetti e quello tra tutte le amministrazioni coinvolte della gestione del ciclo dei rifiuti ad un'apposita cabina di regia che si chiamerà Unità Nazionale Operativa di Coordinamento a Palazzo Chigi. Questi alcuni dei punti del piano d'azione varato dal governo. Un blitz di poche ore in campagna per Conte e Salvini prima di far rientro a in serata. Di Maio invece assieme agli altri ministri del Movimento 5 Stelle resterà in campagna stasera, evento pubblico a Caivano, per celebrare l'accordo in piazza con il suo elettorato. Intanto Luigi Di Maio è stato contestato dalla sua Pomigliano, e forse la prima volta che accade. Codi di dissenso, sventolio di bandiere e qualche fumogeno. Così è stato accolto questa mattina il vice premier a Pomigliano d'Arco, fuori i cancelli dove il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha firmato un protocollo sull'alternanza scuola-lavoro. Di Maio fuori dalle scuole hanno gridato i ragazzi che a decine hanno affollato via Mauro Leone sventolando una serie di bandiere e di striscioni rossi a protestare l'Unione degli studenti che a più riprese ha intonato anche Bella Ciao. Subito dopo gli studenti insieme agli esponenti dei SICOBAS hanno bloccato il traffico veicolare esponendo alcuni striscioni. Domenicano Felipe a Napoli in circostanze ancora da chiarire. L'uomo, 29 anni, con precedenti di sera era in un locale in via Saverio Mattei quando alle 21.50 circa un'altra persona lo ha chiamato all'esterno per parlare, poi gli ha sparato colpendolo a entrambe le gambe. Il 29enne è stato ricoverato all'ospedale Loreto Mare. Non è in pericolo di vita, indaga la polizia. Paura nel quartiere napoletano di Posillipo, poi in Via Nevio, dove un bambino di 9 anni è precipitato dal balcone di una palazzina. Con un'ambulanza il bimbo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Bono, dove è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito dei traumi riportati nell'impatto con il suolo. Accertamento in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un vortice ciclonico di origine atlantica sta raggiungendo in queste ore la Sardegna e il Mar Tirreno, facendo peggiorare il tempo su tutta l'Italia. Il team del sito imeteo.it avvisa che nelle prossime ore le piogge dalla Sardegna si porteranno verso le regioni centrali, il resto del sud e entro sera raggiungeranno anche il nord. Le precipitazioni potranno essere molto forti con nubi fragili sulla Sardegna, sulla Campania, fino a Napoli, sul Lazio. Forti piogge sul resto del centro e in serata al nord-est. Oltre alle piogge soffriranno venti forti o molto forti di bora al nord, con raffiche fino a 100 km/h di scirocco sul medio passo adriatico e libeccio sul Tirreno. I mari risulteranno pertanto molto mossi o localmente agitati. Era questa l'ultima notizia. Grazie per la cortesia e attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.